Può essere che la casa stregata l'ha rapito? Ora ve la faccio vedere, questa qui è una casa abbandonata. Vetri rotti, guardate. Mi sto annoiando un sacco, ragazzi. Sono qua da sola a disegnare. Vado a dire al babbo cosa mi potrebbe far fare. Babbo, babbo! Dimmi, Giorgia! Io mi sto annoiando, non so più cosa fare, non mi va più di disegnare. E quindi stai annoiando? Sì. Fammi pensare, cosa ti posso far fare? Guarda che c'è lì. Lucio. C'è il canino Lucio. Perché non lo porti un po' fuori, che è una giornata che sta lì poverino e non si è mai spostato al divano? Sì, babbo, grazie, che bella idea! Oh, vai, fatelo fare, devi farti sicurare la pipì. Ok. Ragazzi, ma voi lo conoscete il mio cagnolino Lucio? Un po' vecchiotto, perché c'ha 10 anni. Lucio, adesso ti parto un po' fuori, ok? Non mi ricordo mai come si mette la pelle. Lucio, Lucio, fermo, sta fermo. Lucio, sì. Ok. Dai Lucio, adesso ti faccio fare una bella massaggia, scendi. Così ti lancio la pallina, ti faccio fare la pipì. Sei contento? Dai, no. Lucio lecca sempre le piante. Oh, che schifo, sta facendo la cacca. Lucio, non posso guardare. Ma voi ragazzi, ci avete a casa un cane? Scrivetelo nei commenti anche come si chiama. Che puzza, ha fatto la cacca. Andiamo. Dai Lucio, l'hai fatta la pipì? Andiamo, andiamo. Oh no, 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 è scappato Lucio. Lucio, vieni. Oh no, è scappato Lucio. Il babbo si arrabbierà tantissimo. Va bene, lo vado a chiedere, vediamo che mi dice. Non è scappato. Adesso lo so faccio. No, 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 no. Babbo, babbo, babbo. Che c'è, Giorgia? È scappato Lucio. Come è scappato Lucio? Non ci credo, tu mi stai prendendo in giro. Dai, dov'è il cane? Ma Dio, è scappato. Secondo me l'hai lasciato fuori, mi stai facendo credere che è scappato. Vado a vedere, vai, tanto sono sicuro. Non è uno scherzo, non sto scherzando. Vediamo. Lucio. Dai Giorgia, che c'è un caldo fuori. Dove l'ha lasciato il cane? Dai Giorgia. Fuori non c'è. Appunto, dove l'ha messo? È scappato. Quindi mi stai dicendo che tu l'hai portato fuori al guinzaglio e il cane all'improvviso è scappato. Allora facciamo così, Giorgia. Andiamo giù e mi fai vedere dove è scappato il cane, perché non è che ti credo ancora più di tanto. Andiamo. Allora ragazzi, stiamo andando a cercare il cane perché Giorgia dice che il cane è scappato. Non l'aveva mai fatto una cosa del genere. Cioè, in un momento noi lo portiamo fuori col guinzaglio e lo riportiamo a casa. Questa cosa che è scappata un po' mi puzza. Giorgia, dimmi la verità, non è che l'hai legata a qualche albero? No, vedi un cane legato a qualche albero? No, in effetti ragazzi non vedo nessun cane legato. Chiamiamolo Lucio. Lucio, non so, ora mi sto preoccupando, Giorgia, guarda che cane, è vecchiotto, e c'ha 10 anni, eh. Allora, dimmi dove è scappato. Io ero qua. E che stavi facendo? Eri qua, che cosa stavi facendo? E gli stavo dicendo se aveva fatto la pipì. E che cosa è successo? Lui ha corso, sì? E è andato verso di là? Dai, allora incominciamo a chiamarlo, perché se è vero, Giorgia, io, cioè, paura per lui, perché, vedete, è vecchiotto, non è che sta a vivere fuori. Il cane, sai che fa durante la giornata? Gioca con la pallina, mangia e si mette sul divano. E la sera dove dorme, Giorgia? Nei piedi della mamma. Esatto, quindi è un cane da casa, fuori lui non sopravvive. Dai, cerchiamolo, Giorgia, ora incomincio a preoccuparmi. Lucio! Non ho un'idea. Dimmi. Chiamo Lucio e gli dico magari che insieme a lui c'è la mamma. Lucio! Dai che insieme a noi c'è la mamma! Lucio! Vediamo se arriva, ragazzi. Dai! Uffa! Andiamo verso di là, magari è tornato indietro, Giorgia, perché ti cercava e tu non c'eri. Andiamo!
Ragazzi, ora in questi casi qua, e voi che cosa suggerite? Io non era mai successa una cosa del genere. Lucio, dai, vieni. Dai, Giorgio, non piangi, ti preoccupare. Lo troviamo, dai, non ti preoccupare. Lucio, Lucio, vieni. Mi sto preoccupando un sacco. Allora, ragazzi, ora vi racconto una cosa che però non vi mettete paura. Qui dove stiamo adesso, dove noi portiamo Lucio a fare la pipì, c'è una casa abbandonata. Noi è da poco che stiamo in questa zona e ci hanno detto che questa casa, com'è Giorgia? È stregata. Ora ve la faccio vedere, questa qui è una casa abbandonata, stregata, non ci vive nessuno. Guarda, andiamo, andiamo. Vi faccio vedere. Come Giorgia? C'è anche i morisciugati. Vediamo, guardate, infatti c'è tutta l'erba alta, guardate. Vetri rotti, guardate. Quindi, guardate, guardate. Tutta rotta. Anzi, allontaniamoci Giorgio, perché se si rompe qualcosa ci casca addosso. Può essere che la casa stregata l'ha rapito? Sì, ma prima avevo visto una buca. Dove? Da qualche parte, non me lo ricordo tanto bene. Allora andiamola a cercare, perché se si fa dentro la buca e non riesce a uscire, Giorgia. Lucio, Lucio! Lucio, dai, vieni! Lucio, vieni! Aspetta, ma forse l'ho vista. Dove? È qua tra le... Qua, no, no, non è un buco. Buca. No, no, non è buca quella, Giorgia. No, no. C'è un buco dentro. No, 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 no. Sì, ma non entra lì, è troppo grosso lui per entrare in un buco così piccino. No, ragazzi! Guardate! Vediamo, avviciniamoci. Io c'ho paura, Giorgia. Entra te? Sì, entro io. Io sono un po' fifone per queste cose. Allora, lì c'è un piccolo buco. E vediamo. Dentro c'è un tipo, vedo dell'erba, c'è tipo una farina. Ma io però non lo vedo, Giorgia, non lo vedo, Lucio. Qui c'è, non so, anche se ci sono delle impronte, qui si vede l'erba un po' schiacciata. Secondo me potrebbe essere entrato lì, però no, non può essere lì. Secondo me è la casa stregata, bisogna andare a cercare la casa stregata, secondo me, Giorgia. È vero, andiamo. No, no, io non vengo nella casa stregata, perché se Lucio è stato rapito della casa stregata, anche noi potremmo essere rapiti dalla casa stregata, no? Cambiamo. No, però chiamiamolo, magari esce. Lucio! Lucio, dai, vieni! Lucio, dai, vieni, per piacere, dai, non ci fare preoccupare! Lucio, vieni, Lucio, dai! Proviamo a chiamare la mamma, vediamo se ci dà qualche suggerimento. Vai, andiamo, andiamo. Chiama la mamma così vediamo se ci dà qualche suggerimento. No, mia mamma risponde, spero. Però Giorgio, ma come hai fatto a farti scappare il cane, dai? Io non lo so. Io lo facevo con l'aria libera e lui è scappato. Aspetta, vediamo se hai risposto. Pronto? Pronto, mamma. Ciao, amore. Senta, abbiamo una... male, abbiamo una brutta notizia. Come male? Vai, diglielo te, vai, Giorgio. C'è scappato Lucio. No, come? Come è successo? Io lo facevo correre libero e lui è scappato. Mannaggia. Ora siamo andati a cercarlo. Siamo andati a cercarlo, l'abbiamo chiamato 2-3 volte, ma niente. Ci dai qualche suggerimento tu? Che si può fare? Che si può fare? Non lo so, avete già chiamato i vigili? No, perché ha chiamato i vigili? Sì, bisogna chiamare i vigili che okay. Marzo. Ok. E ormai, sa cosa si può fare nel frattempo? Provate a stampare qualche sposo di luce attaccatela in giro. Oh, bella idea, Giorgio. Sì, è vero, una bellissima idea. Ok, speriamo che lo ritrovino e ce lo riportano a casa. Va bene, grazie, ciao mamma, ci vediamo dopo. Ciao. Ok, allora ragazzi, ho terminato adesso la chiamata con i vigili. Loro hanno detto ora si metteranno a cercarla anche loro, perché per loro è facile, perché Lucio ha un chip al collo, quindi tramite i chip forse riescono a rintracciarlo. Papà. Dimmi, Giorgia. Stampati. Oh, bravo, nel frattempo Giorgia ha stampato anche già i volantini. Vediamo quante ne fate, tante, Giorgia? Sì, tantissimi. Vediamo che cosa ha scritto. È scomparso Lucio. Oh, questo è il nostro cagnolino, ragazzi, quindi se magari lo vedete a giro scriveteci nei commenti, così lo andiamo a prendere. Ok. Allora Giorgia, io ho... c'è la sparapunti? Brava, prendi la sparapunti. Ok. Sparapunti pronta e ora andiamo a attaccare i volantini a giro. Sì, andiamo. Ok, allora io direi Giorgia, se sei d'accordo uno lo mettiamo qui. Sì, sono d'accordo. Primo albero fatto. Ora cerchiamo un altro albero. Giorgio, dove lo mettiamo? Andiamo laggiù? Mettiamone uno di là, tanto è uguale. Ok, vai. No. Ok.
Vai, andiamo nella zona. Bravo, fallo vedere, ok? Andiamo nella zona dove ti è scappato. Giorgia, io ho paura, però io metterei anche un foglio qui nella casa stregata, che dici? Sì, sì, vai, vai. Come vai, vai? Ci devo andare io? Insieme. Vai, andiamo. Allora, la mettiamo in questa porta qui, così se passa qualcuno col cagnolino magari lo legge o se lo vede ce lo porta a casa. Babbo, però fai di cosa, perché io ho paura a stare qui. Dai, ho finito. Ok, andiamo. Andiamo, 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 che io ho paura. Attacchiamo l'ultimo volantino. Qui e uno qui. Oh, ce l'abbiamo fatta. Questo era l'ultimo volantino attaccato. Abbiamo tappezzato, Giorgia, tutta qui la zona nostra, quindi speriamo ora che qualcuno ci porti a casa. Sì, è vero, l'uscio. Babbo, però a me mi manca l'uscio. Dai, dai, Giorgia, ora tra questi volantini che abbiamo attaccato e magari i vigili lo ritrovano tramite il chip, penso che entro stasera ce lo portano a casa. Va bene, Giorgia, dai, andiamo, non ti preoccupare, dai. Allora, come detto prima, ragazzi, abbiamo già riempito tutta la nostra zona con tutti i volantini attaccati tra muri e alberi. La speranza adesso è di ritrovarlo noi, o che ce lo riportano a casa, o qualcuno che abita qui in zona, o addirittura la speranza nostra sarebbe quella dei vigili, perché come dicevo prima loro hanno il chip, e forse tramite il chip e il radar forse riescono a capire in che zona del quartiere sta il cane. Se nel frattempo voi lo vedete, scrivetelo nei commenti. Ok ragazzi, aiutateci anche voi. Niente ragazzi, allora se questo video vi è piaciuto lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti, e se ancora non l'avete fatto ovviamente iscrivetevi al nostro canale e soprattutto continuate a seguirci per vedere se poi abbiamo ritrovato il nostro cane. E noi come ogni volta vi salutiamo con un grande wow! Dai, lo ritroviamo.